visto, i francesi non si resero conto che si erano appena liberati di un re e avevano fatto nascere un imperatore, Napoleone Bonaparte. Ovvero le nozze di Cracovia. È il titolo del carosello folcloristico presentato dall'azienda agricola di Boguslav Wiesel, nota soprattutto per il suo famoso deposito di stalloni a 150 km circa da Varsavia. L'ensemble è composta da 4 cavalli, 17 cavalieri e 4 acrobati, ai quali si aggiungono oltre 40 persone fra cantanti, musicisti e ballerini di Cracovia. In questo show si rappresenta un matrimonio tradizionale a cavallo e in carrozza, che veniva celebrato normalmente in Polonia, sino ai tempi dell'ultimo conflitto. Non di meno è d'uso anche oggi, nelle zone montane e prevalentemente agricole, contadine della Polonia. Okay.
tu sei. Ecco. Ancora una volta. Tu sei. Ancora una volta. Allez. No? Sì. Va bene, ok. Cosa fai? Ma è la casa. Ma quale casa? È la pista, bisogna liberarla. Chiamalo, portalo a casa. Questo non puoi dormire qui, no? Non posso dormire qui? Non si può. Portalo a casa. Oh là là. Oiga, non si può dormire qui, cavalli. Alzati, eh. Alza. Chucky. No, Chucky. Alzati. Chucky. Venga. Ora, senti, perché non provi con uno zuccherino? Oh, uno zuccherino, ma ci tengo uno zuccherino. Ora, per favore, signora, per favore, ya! So, fai, goodbye, goodbye. Sobrio, vivo, agile, coraggioso, molto robusto, capace di resistere alle lunghe astinenze come alle intemperie. Ecco il cavallo Camargue che vanta origini antichissime. Grandi personaggi come Cesare e Napoleone lo hanno infatti conosciuto e apprezzato. Selezionato dai millenni nel duro ambiente del delta del Rodano fra paludi, stagni, salmastri, aride distese bruciate dal sale, questo cavallo vive ancora oggi selvaggio in branchi numerosi, dividendo il magro pascolo con i tori da combattimento. Presentiamo oggi, o stasera per meglio dire, il gioco dello... Inizialmente la sfilata dei cavalieri accompagnati dalle dame tutti insieme, in costume tipico camarghese massuese. Della carrozzeria Isagli di Mede ed è guidato dal drago. Anzi.
ragazzi, bravissimo, graziano, bambino. È interessante notare che il guidatore ha in mano 10 redini per una somma totale di 8 kg e sembra che li carezzi come una piuma, con una leggerezza estrema.